Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui si svolgeranno degli esercizi di conversione di un'unità di misura in un'altra. Il primo esercizio consiste nel voler convertire 19,4 litri in galloni, il cui simbolo è gal. Si sa che 1,00 litri corrispondono a 0,264 galloni, quindi questa è l'unità di conversione. Quello che dobbiamo fare è riscrivere, allora, 19,4 litri e moltiplicare il tutto per una frazione. Al denominatore di questa frazione ci mettiamo l'unità di misura che dovrà sparire, cioè che dobbiamo convertire. Sappiamo che 1,00 litri corrispondono a questa quantità di galloni, che invece riportiamo al numeratore. 0,264 gal. Vediamo che i litri si semplificano con i litri, svolgiamo la moltiplicazione, otteniamo 5,12 e l'unità di misura che resta è proprio quella del gallone. Abbiamo quindi convertito 19,4 litri ed ottenuto la corrispondenza di 5,12 galloni. Facciamo la stessa cosa nel secondo esercizio, in cui vogliamo convertire 5,5 pollici in centimetri. Scriviamo 5,5 n e moltiplichiamo il tutto per una frazione. Sappiamo come unità, come conversione, che 1,00 centimetri corrispondono a 0,3937 inches, ovvero pollici. In questo caso il pollice deve stare a denominatore perché si dovrà semplificare con il pollice al numeratore. Scriviamo perciò al numeratore 1,00 centimetri che corrispondono a 0,3937 in pollici. Vediamo che i pollici si semplificano con i pollici. L'unità di misura che resta è proprio quella che volevamo, i centimetri. Eseguiamo la divisione ed otteniamo 14. Abbiamo convertito i 5,5 pollici in 14 centimetri corrispondenti. Stessa cosa nel terzo esercizio, 3,70 calorie le vogliamo convertire in joule, sapendo che 1,00 calorie corrispondono a 4,184 joule. Quello che c'è da fare è da riscrivere nuovamente 3,70 calorie, moltiplicare come ormai abbiamo capito, per una frazione. Al denominatore ci deve essere l'unità di misura da convertire, quindi sappiamo che 1,00 calorie corrispondono a 4,184 joule che scriviamo al numeratore. Le calorie, siccome sono presenti al numeratore e denominatore, si semplificano. Rimarrà esclusivamente l'unità di misura nella quale appunto che volevamo ottenere il risultato, il joule appunto. Eseguendo la moltiplicazione si ottiene 15,5. Abbiamo scoperto che 3,70 calorie corrispondono a 15,5 joule. L'ultima conversione è da bar ad atmosfere e si sa che 0,9869 atmosfere corrispondono ad 1,00 bar. A questo punto riscriviamo il primo dato. 0,0211 bar, moltiplichiamo il tutto per una frazione al denominatore della quale ci sarà il bar, mentre al numeratore l'atmosfera. Sappiamo che 1,00 bar corrispondono a 0,9869 atmosfere. Il bar si semplifica, eseguiamo in questo caso la moltiplicazione,
che ci permette di ottenere 0,020082 atmosfere. Abbiamo così convertito i 0,0211 bar in 0,02082 atmosfere. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima!